Il testamento biologico in realtà c'è l'approvazione unanime del Consiglio Comunale. Sala Consilina ieri sera: incontro informativo sulla nuova legge regionale contro l'alta concentrazione di gas radon, organizzato dall'Associazione IO Centro. Teggiano Sicurezza: si procede all'implementazione della videosorveglianza sul territorio. Nel Vallo di Diano si respira aria di Natale con la magia di Babbo Natale. Salernitana Emergenza Difesa con l'Ascoli Dubbi di Ventura. Bentrovati, apriamo con Ottati il Testamento Biologico e Realtà. Approvazione unanime in Consiglio Comunale. Il registro è già disponibile. Un segnale di crescita e civiltà per la comunità di Ottati. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elo Guadagno, infatti, ha istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento, conosciuto comunemente come testamento biologico. Il regolamento delle modalità operative di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate dei cittadini è stato approvato all'unanimità in Consiglio Comunale ed è già presente presso l'ufficio Servizi Demografici del Comune, dove sarà possibile consegnare le proprie disposizioni anticipate di trattamento. Un provvedimento che permetterà ai cittadini diottati, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, di scegliere in piena coscienza autonomia e libertà sull'eventuale donazione di organi, fornendo indicazioni sui trattamenti sanitari ricevere o rifiutare nel caso in cui ci si trovasse in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Il sottoscrittore del testamento biologico e della connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare un fiduciario, ovvero la persona che qualora il dichiarante si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, andrà a garantire l'esecuzione di quanto disposto. Dal 2020 la regione Campania avrà pieni poteri nella programmazione del servizio sanitario dopo 12 anni di commissariamento. L'ok ok alla fuoriuscita è arrivato ieri dalla conferenza Stato-Regioni. Per la Sanità Campana si avvicina l'uscita dal commissariamento che è stata formalizzata ieri durante la conferenza Stato-Regioni. Una tappa attesa annunciata dal governatore Vincenzo De Luca lo scorso 13 novembre, quando la Regione in materia di sanità era stata promossa sia sotto il profilo finanziario che sotto quello DELE, avendo centrato gli obiettivi richiesti. L'analisi finale del Ministero dell'Economia, congiuntamente con il MEF e il Ministero della Salute, sulla verifica degli adempimenti necessari, aveva avuto esito positivo. Ora, la conferenza delle regioni, e alla conferenza Stato-Regioni nelle riunioni di ieri hanno approvato la richiesta di fuoriuscita dal commissariamento. Abbiamo fatto, ha dichiarato soddisfatto il Presidente De Luca, un lavoro straordinario di risanamento finanziario e di avanzamento dei livelli essenziali di assistenza. La caratteristica fondamentale di questo lavoro è che abbiamo risanato i bilanci delle ASL senza tagliare. Alcune non avevano i bilanci approvati dal 2013. Abbiamo innalzato Ilea da 106 del 2015 a 170 del 2018 e nel 2019 siamo già oltre 175. Abbiamo rilanciato la rete ospedaliera, le grandi eccellenze della nostra ricerca medica, ma anche molte realtà territoriali che erano state completamente abbandonate. Ora manca poco all'obiettivo finale. Il provvedimento di ieri sarà recepito in via definitiva dal Consiglio dei Ministri a dicembre. Dal 1 gennaio 2020 la Regione avrà pieni poteri nella programmazione del servizio sanitario dopo 12 anni di commissariamento. Ieri sera presso l'Aula consiliare del Comune di Sala Consilina si è svolto un partecipato incontro promosso dall'Associazione Iocentro per far luce sulle novità introdotte dalla legge regionale numero 13 dell'8 luglio scorso su norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in, ambien in ambiente scusate, confinato chiuso. La folta partecipazione è stato evidente segnale di interesse verso un tema che sta suscitando non poche perplessità. Il gas radon è stato tema di dibattito e di confronto ieri sera a sala consilina presso l'Aula Consiliare in un incontro promosso dall'associazione Io Centro. L'evento è stato utile per offrire un supporto importante agli esercenti commerciali chiamati a doversi confrontare con la nuova normativa regionale che impone obblighi di misurazione delle concentrazioni di gas radon all'interno degli esercizi pubblici che in Campania non potranno superare i 300 becquerel al metro cubo annuali. A 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia il 16 ottobre scorso, dovevano partire le misurazioni sugli edifici pubblici, scadenza che però potrebbe slittare almeno da quanto emerso nella serata di ieri. Il gas radon, identificato come tossico e radioattivo, ha imposto delle regolamentazioni finalizzate alla tutela della salute pubblica, regolamenti e leggi che vedono in prima linea gli enti pubblici, in particolare i comuni chiamati a dover rilasciare le autorizzazioni sulla base anche delle regole imposte per quanto riguarda le concentrazioni di gas radon. Da qui la decisione dell'associazione Io Centro di Sala Conselina di coinvolgere nell'incontro informativo sul tema anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone e i tecnici comunali per favorire il confronto. Un problema che, come sottolineato dal primo cittadino, venne anche direttamente coinvolto lo stesso ente comunale come proprietario di diversi edifici e strutture aperte al pubblico, su cui ora è necessario effettuare verifiche e laddove è necessario provvedere ad operazioni di adeguamento alle disposizioni legislative. La presenza di esperti tecnici ha aiutato a far chiarezza sul tema. Il confronto è stato utile a comprendere come gli edifici più esposti e su cui sussistono maggiori probabilità di dover intervenire per l'adeguamento ai nuovi parametri imposti dalla legge regionale sono i locali pubblici ubicati a contatto diretto con il suolo sottosuolo. Superati i termini ultimi per avviare le verifiche, si attende ora la proroga da parte della Commissione interessata che dovrebbe giungere a giorni, viste anche le numerose sollecitazioni arrivate in Regione. Per le difficoltà riscontrate nel riuscire ad adeguarsi agli obblighi imposti, con il rischio di vedersi sospendere la certificazione di agibilità del locale. A Teggiano è stato appena approvato il progetto esecutivo per l'implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio. A Tegiano si procede all'implementazione della videosorveglianza sul territorio. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un lotto funzionale di ampliamento del sistema in fase di attuazione. In relazione alla crescente ondata di malcontento scatenata nella cittadinanza a causa di rapine e furti, si legge nella delibera numero 133. Del 28 novembre, un primo stralcio del progetto originario all'interno di un progetto più ampio di efficientamento della pubblica illuminazione è in corso di realizzazione, con nove telecamere a lettura targhe e cinque fisse comprensive di hardware e software di gestione. Ora si rende necessaria un'implementazione al fine di renderlo funzionale. È uno strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria di cui si avvertiva da tempo la necessità. L'iniziativa è infatti partita lo scorso anno con un progetto dell'importo complessivo di 380.000 euro candidato a finanziamento del Ministero dell'Interno e bocciato. Nel febbraio di quest'anno la stessa progettazione è stata trasmessa alla Regione Campania per una richiesta di sostegno. L'importo complessivo dei lavori è pari a 90.000 euro. Tocca diverse località quali Centro Storico, Pantano, Piedimonte, San Marco. Quindi le località Temparossa, Pietranovella, Fosso di San Martino, Difesa dei Margini, South, impianto fotovoltaico e area depuratore. L'intervento è pensato a supporto delle necessarie politiche di prevenzione e repressione di reati diffusi quali vandalismo, furti, abbandono indiscriminato dei rifiuti e delle attività di controllo delle aree considerate sensibili. Un sistema di videosorveglianza efficiente assolve a entrambe le esigenze ed è anche funzionale al diritto dei cittadini di sentirsi più sicuri. Al comune di Camerota, rimpasto di nomine dopo due anni e mezzo. Un nuovo vice sindaco per l'amministrazione Scarpitta e nuovi ingressi in giunta. Vediamo i dettagli. Rimpasto di nomine al comune di Camerota, dove il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha provveduto ad attribuire gli incarichi alla giunta e le deleghe ad altri membri della maggioranza. Il nuovo vice sindaco è Giovanni Saturno, già in giunta con il ruolo di assessore. In giunta entra anche Manfredo d'Alessandro, che da consigliere passa al ruolo di assessore. A Giovanni Saturno restano le deleghe di politiche cimiteriali, manutenzione ordinaria del territorio e degli immobili comunali, agricoltura e gemellaggio. Per D'Alessandro invece le deleghe di viabilità, polizia locale, parcheggi, rapporti con gli enti sovracomunali, programmazione di eventi e manifestazioni, rapporti con l'associazionismo e spazio pubblico. All'assessore Teresa Esposito, l'ulteriore delega al turismo, che va ad aggiungersi a quelle già conferitele. Stesso discorso per il consigliere Domingo Ciccarino, con le nuove deleghe al contenzioso, alla trasparenza e legalità, ai tributi e ai rapporti con la SOGET. A Giuseppina Cammarano, presidente del Consiglio Comunale, alla delega al commercio si aggiunge quella delle politiche sociali. A Maria Teresa Reda, invece, coordinatrice del gruppo di protezione civile comunale, toccherà oltre all'arredo urbano anche la delega all'ambiente e alle urbana. L'azione amministrativa continua in modo più deciso e forte, ha affermato il sindaco Scarpitta. C'è una piena condivisione del progetto e la consapevolezza dei significativi risultati raggiunti in questi due anni e mezzo, che tra l'altro sono riconosciuti da tutti. Il ruolo di un amministratore è proprio quello di fare agire per il bene della comunità. A Sansa si ripropongono nuovi appuntamenti dedicati alla tutela della salute dopo il successo di domenica scorsa con diabasi e massaggi terapeutici. Sabato prossimo al poliambulatorio verifiche posturali gratuite. Il successo delle iniziative promosse dall'Associazione Sapienza Onlus e dall'amministrazione comunale di Sanza diventano anche stimolo per proseguire in un percorso di tutela della salute della comunità che abbraccia tutti i campi, come il prossimo evento in programma sabato 30 novembre con la Giornata della Postura. Pochi giorni fa il poliambulatorio comunale di via Fontana Vecchia a Sanza è stato affollato in occasione dell'appuntamento di prevenzione e tutela della salute promosso in collaborazione con Diabasi. In cui, grazie alla presenza della dottoressa Angela Gricia, che con il supporto della dottoressa Giovanna Ciorciale e della dottoressa Daniela Cagliafa volontaria dell'associazione Sapienza, ha effettuato massaggi terapeutici gratuiti per la prevenzione e la tutela della salute a circa 20 persone che hanno aderito all'iniziativa. A distanza di sei giorni al Poliambulatorio di Sanza arrivano nuovi specialisti, questa volta per effettuare controlli gratuiti e verifiche posturali. Sabato 30 novembre infatti a Sanza arriverà il dottor Luigi Patrono, kinesiologo, massiofisioterapista, posturologo per la giornata della postura, nel corso del quale sarà possibile valutare la postura dei pazienti e laddove possibile prevenire eventuali disturbi muscoloscheletrici. A partire dalle ore 8 e 30 sarà possibile effettuare esami di fisioterapia strumentale, analisi e diagnosi posturale, massaggi terapeutici sportivi, kinesioterapia ed altre verifiche, che potranno sensibilmente aiutare nel migliorare la qualità della vita, potendo anche contare su utili suggerimenti per evitare eventuali problematiche. L'Associazione Sapienza Onlus, presieduta da Pasquale Citera, e l'amministrazione comunale, con l'impegno del consigliere delegato Antonio Citera, si conferma attenta alla salute dei cittadini sansesi, cercando di coprire ogni ambito di azione e riuscendo così a venire incontro ad ogni possibile esigenza della comunità. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio, si aprono le porte del villaggio di Babbo Natale al Gran Teatro Palladian Flex, il taglio del nastro domenica 1 dicembre. Al Gran Teatro Pala di ad Atena Lucana dal 1 al 22 dicembre arriva Babbo Natale, portando nel Vallo di Diano la magia natalizia, la fantasia e il divertimento da condividere tra grandi e piccini. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Atena Luigi Vertucci, del direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese e delle massime autorità civili e religiose del Vallo di Diano e degli Alburni si terrà domenica 1 dicembre alle ore 10. Un prestigioso evento organizzato da due grandi realtà nel campo delle produzioni di eventi e spettacoli volante e Mr. F. Nell'era del digitale questo magico villaggio vuole essere prima di tutto un'occasione di condivisione analogica e di mostrare come la fantasia sia la più grande app a disposizione di tutti. Si entra in un villaggio magico dove la neve cade giù da sfere giganti, accompagnati dalle canzoni più belle del Natale e da una parata fatta da elfi, pupazzoni, Babbo Natale, giocolieri e supereroi. Nello spazio antistante al Paladian Flex, dove si potranno ammirare grandi luminarie, ci saranno mercatini di Natale allestiti in una tendo struttura. Ci saranno quattro ambientazioni tematiche: il laboratorio del giocattolo, dove i bambini verranno aiutati dagli elfi a costruire un piccolo giocattolo da portare a casa, il magico albero dei desideri, a cui i bambini potranno appendere con l'aiuto degli elfi i bigliettini dei sogni su cui scriveranno sogni e desideri da realizzare, e potranno ascoltare dal racconto storie la vera storia di Babbo Natale. Anche Babbo Natale tiene al nostro ambiente e nel laboratorio del riciclo vuole insegnare a tutti i bambini come riciclare sia meglio che buttare. Infine si potrà ammirare la casa di Babbo Natale con letto, scrivania e trono dove Babbo Natale in persona sarà felice di farsi una foto con chiunque voglia. A dare animazione ci sarà lo show di Gomitolino, lo Yeti piccolino, uno spettacolo interpretato da Pupazzi a grandezza naturale. Il mimo clown giocoliere Stefano Orselli, protagonista di Italia's Got Talent, farà parte degli artisti e performance provenienti da tutta Italia che animeranno il Christmas Village con una programmazione che cambierà tutte le settimane. Dal 1 dicembre al 5 gennaio a Padula 5 appuntamenti con la cultura, grazie alla rassegna Ottobre Piovono Libri. Il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, in partnership con la Banca Montepruno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Tubifor dei Fratelli Fortunati, rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la rassegna culturale Ottobre Piovono Libri, I Luoghi della Lettura. La rassegna è promossa a livello nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura della Direzione Generale per i Beni Librari. Gli Istituti Culturali e il diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in stretta sinergia con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L'iniziativa, organizzata dal circolo presieduto da Felice Tierno, al fine di divulgare la passione per la lettura e i libri, nonché come contributo per la crescita culturale del territorio, viene promossa in cinque occasioni culturali. Il libro che aprirà la rassegna il primo dicembre alle ore 17 nella sede sociale del Circolo è La Repubblica dei Gigli Bianchi di Felice De Martino, che racconta la storia magica e inconsueta di un emigrante di origini di Montesano, divenuto uno degli uomini più ricchi al mondo. A presentarlo e dare via alla rassegna insieme allo scrittore e alla giornalista Antonella Citro che coordinerà i lavori, ci saranno, dopo i saluti del presidente Tierno, il dottor Antonio Pandolfo, vice direttore area mercato della Banca Montepruno, la professoressa Liliana Ferzola, dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula e il professor Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana. La rassegna continuerà poi con l'arte di Emma Russo Carrara che presenta uno studio su Maria domenica 15 dicembre presso la nuova sala conferenza della Certosa di San Lorenzo. Si proseguirà venerdì 27 dicembre con l'opera Una favolosa Estate di Morte di Piera Carlo Magno presso la Chiesa di Sant'Antonio Largo San Paolo a Padula. Sabato 4 gennaio sarà la volta del libro Giovanni Russo 1925-2017 e le memorie padulesi del professore Emilio Giordano nella sede del Circolo. L'ultimo appuntamento si terrà sabato 25 gennaio nuovamente nella Chiesa di Sant'Antonio per la presentazione del libro Storia dell'Italia corrotta di Saia Sales e Simona Melorio. E ora la pagina sportiva, il calcio, tutti in campo nel servizio, le principali sfide in programma, formazioni locali tra conferme e riscatti. Un vero e proprio tour de force è quello che attende le formazioni del territorio le prossime settimane, sino alla sosta natalizia, a partire da questo weekend ricco di spunti e di partite di cartello. In Eccellenza si respira aria ad alta classifica con il Buccino Volcei che sembra aver superato il periodo di appannamento di inizio novembre. I rossoneri, reduci dall'ottima vittoria casalinga riportata sul Castel San Giorgio, se la vedranno in trasferta contro la Polisportiva Lioni. Remake dei playoff di promozione dello scorso anno che videro trionfare di misura gli Avellinesi, la sfida di domani sarà fondamentale per la rincorsa in campionato dei Volceani, che in caso di vittoria si porterebbero a più 6 proprio sugli avversari di turno. Scendendo di un gradino in promozione il Real Palomonte cercherà continuità dei risultati per lottare sino alla fine per l'obiettivo salvezza. Gli ultimi risultati dicono che i biancorossi sono in ripresa, considerando anche il punto di sabato scorso raccolto sul campo della Giffonese. Ora c'è la San Severinese per confermare quanto di di buono fatto nelle ultime settimane. In prima categoria invece c'è il Sassano Calcio in cerca di immediato riscatto dopo la mini crisi delle ultime due partite, in cui i biancazzurri hanno raccimolato un solo punto frutto di un pareggio e di una sconfitta. La vittoria nel match casalingo contro la Gregoriana darebbe ossigeno e fiducia ai valdianesi, ancora ampiamente in corsa per la vittoria finale del torneo. In terza categoria, trasferta per la Pollese, di scena a contursi per confermare le vittorie nette di questo inizio stagione. I Granate, infatti, escludendo il match di domenica scorsa contro lo Sporting Club Palomonte, che stavano conducendo peraltro per 1-0, sospeso per causa maltempo, hanno riportato finora tre vittorie su altrettante partite disputate. Un ruolino di marcia ed assoluto rullo compressore del torneo. Salernitana domani alla Recchi arriva Lascoli. Emergenza difesa per i Granata. Ventura spera nel recupero in extremis di Jarozinski. Contro l'Ascoli, Ventura pare intenzionato a confermare lo stesso centrocampo andato in scena nel derby con la Juve Stabia della settimana scorsa, ma è la difesa in questo momento a destare le maggiori preoccupazioni. Pavel Jaroszynski resta in dubbio a causa di una fastidiosa forma influenzale. Il difensore polacco al momento è quasi indispensabile nella rabberciata retroguardia granata già falcidiata da numerosi infortuni, a cui si è aggiunta pure la squalifica scontata di Migliorini. Il treno a granata spera vivamente di recuperare nel straen missia Rosinski, in caso contrario è pronto il giovane Pinto che ha già avuto il battesimo del fuoco contro l'Entella in quello che al momento è l'ultimo acuto granata proprio all'inizio di quello che è stato un novembre nero in termini di gioco e di risultati. Altro che Black Friday, ventura insomma incrocia le dita, ma al tempo stesso prepara mosse e contromosse da opporre all'11 marchigiano contro i bianconeri. La Saranitana conferma lo solito, spartito tattico. Trene Granata si affida al canonico 352 e sembra orientato anche anche a dare fiducia allo stesso centrocampo schierato contro le Vespe nel derby davanti a Mikaia girano Carobi, Biong e Jaroszinski in alternativa Pinto come dicevamo in mediana Lombardi pare sarà preferito ancora una volta Cicerelli, evidentemente di Foggia non è ancora al top della forma dopo il lungo infortunio sulla corsia di destra, dalla parte opposta fiducia a Lopez con di Tacchio in cabina di regia po' di regia e di un a Kpak Pro e di ai suoi fianchi rispettivamente a destra e a sinistra salta agli di la conferma di Kinn, nel ruolo di Mezzala, evidentemente l'indisponibilità di Firenze e le poche alternative nel ruolo di Mezzala a sinistra hanno spinto l'ex commissario tecnico della nazionale italiana a dirottare nuovamente il talento ex Chievo nel suo ruolo naturale. Il talento marocchino domani pomeriggio avrà un motivo in più per riscattare le ultime opache prestazioni coincise, è bene dirlo, con tutta la squadra. Alla REC infatti pare si sia accreditato un talent scout dell'Arsenal per vedere il match con il picchio e stilare un rapporto su alcuni elementi Attenzionati proprio dai Gunners Uno di questi pare sia proprio Sofian Kinn Capitolo attacco Ventura cambierà qualcosa nell'anemico Pacchetto offensivo La Migliallo sembra certo di una mallea da titolare Con Gondo che potrebbe scalzare Giannetti al suo fianco Livoriano in vantaggio rispetto all'ex Cagliari Che sta pagando lo scotto di un rientro sterile In termini di reti dopo l'infortunio Ieri l'allenatore della Serenità ha fatto provare alla squadra le uscite e le coperture Per affrontare il 4-3-1-2 dell'Ascoli Riflettori puntati sul gioiellino scamacca che sarà il pericolo numero uno dell'attacco marchigiano. Secondo miglior reparto offensivo del torneo cadetto con 22 centri ad una sola lunghezza da quello del Pescara. La prevendita intanto non decolla. Poco più di mille biglietti venduti ieri di cui un centinaio da ascoli. Era questo il nostro ultimo servizio. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento sulla nostra rete.